Ciao a tutti, ragazzi, e bentornati in questa nostra nuova puntata dei Signori On Demand, la nostra ubrica cinematografica di canale YouTube di Signori. Buonasera. Chi porta scritto dell'intero mondo delle serie TV e dei film, uscita sulle maggiori piattaforme streaming e al cinema. In questa puntata speciale ragazzi parliamo di una serie di una seconda stagione di una serie di Amazon Prime Video, forse una delle più belle e anche più di successo di sempre. Sto parlando di Prisma, il, il, come la serie Teen eh, che ha spopolato già con la sua prima stagione e eh, che è tornata in, finalmente, devo dire, in questa seconda stagione con ragazzi, davvero una storia bellissima, una sceneggiatura pazzesca, è davvero uno dei capolavori di Amazon Prime Video, forse uno dei prodotti meglio riusciti degli ultimi anni eh, perché insomma Prisma 2 è, è davvero così bello perché è la storia di un gruppo di ragazzi, insomma, di vicino Roma, un gruppo di amici che um, ognuno con le sue storie eh, racconta un pezzo, insomma, del, di sé e poi, insomma, una storia corale dove eh, ogni personaggio ha una propria tematica, una propria evoluzione e una propria storia. Um, la storia principale è quella di Andrea e, da, e, da, e Daniele, insomma, è la coppia LGBT eh, più famosa del momento, più apprezzata, eh, che avevamo lasciato. Alla fine della prima stagione, se vi ricordate, con Andrea essere un ragazzo omosessuale che è gemello di un altro eh, suo fratello, insomma, Marco invece essere completamente opposti. Eh, Andrea, che è innamorato pazzo di questo ragazzo coatto, insomma, Daniele Romano, ehm, finge di essere una ragazza per appunto eh, approcciare, insomma, stare insieme e, e scrivere, insomma, e chattare. Alla fine della prima stagione ehm, i due si erano finalmente incontrati e Daniele aveva capito che non aveva parlato con una ragazza per tutto l'anno scolastico, ma con, con Andrea, quindi con un ragazzo, ehm, e scopriamo in questa seconda stagione l'evoluzione anche del personaggio di Daniele, è davvero bellissima, come da ragazzo, come dire... Mh, Etero ehm, passa a essere un ragazzo diciamo, non binario, insomma, forse bisessuale, Insomma, lo, lo deve forse ancora lui capire. Insomma. E scopriremo la bellissima storia d'amore fra i due dove Andrea, innamorato perso, lo continuerà ad aspettare, innamorato perso davvero, di lui e finalmente riusciranno a colorare i loro sogni d'amore. Insomma, in tutte le puntate si stuzzicheranno... Eh, sempre, insomma, ci saranno sempre dei momenti in cui saranno sempre più vicini, alcuni dove si allontaneranno, perché comunque la storia, anche di fondo, è che. Daniele fa parte di un gruppo rapper però un po' tipo anche un po' omofobo e così via. Ehm, invece Andrea, per eh, farsi accettare dagli altri, spaccia anche insomma eh, delle doti insomma, di, eh, di droga. Ehm, e quindi il punto in comune fra loro due sarà eh, Sarà questo qua, no? Però eh, alla fine di tutto, Daniele scoprirà che davvero è innamorato pazzo di Andrea. E la scena finale, dove i due finalmente ehm, dimostrano il loro, il loro amore, nel caso. Con la, con la canzone Lontano dagli occhi, Lontano dal cuore di San Gio Drigo, È davvero una delle scene più belle, secondo me, di una serie mh, con queste tematiche. Eh, più belle di sempre, davvero qualcosa di eccezionale. Eh, sono davvero contento che Amazon Prime Video abbia, come dire, mh, Finalmente ha avuto il coraggio di trasporre una storia così che arrivi ai giovani e che soprattutto um, ci fa vedere una coppia eh, di ragazzi, insomma, che, che si amano. Ehm, che finalmente riesce a colorare il proprio sogno. Se non abbiamo avuto come dire i Simu e il canone, insomma, eh, come dire eh, in, in un professore, ehm, per tutte le motivazioni, insomma, del, eh, del caso, finalmente, invece, in questa serie Andrea e Daniele si riescono a, a mettere davvero insieme quindi davvero. Una cosa pazzesca, contentissimo, ehm, davvero, insomma, per me mi è, mi è piaciuta tantissimo. Tante altre sono le tematiche, insomma, che vengono raccontate, come anche gli altri amici, insomma, il problema invece di Marco che si innamora invece del. Um, di un'altra sua amica eh, il rapporto anche fraterno insomma che vedremo essere stato rotto eh, in come dire in, nel passato quando erano bambini perché uno ha rotto il braccio all'altro non ha potuto più notare e quindi insomma eh, tante tematiche in questa seconda stagione ma la storia d'amore fra loro due secondo me è la cosa invece più bella davvero pazzesca ehm, è una serie questa qua di eh, prisma che eh, l'ho apprezzata anche soprattutto perché è stata in grado di raccontare una tematica fortissima ovvero il fatto che non esistono, non esistono gender, non devono esistere, come dire, ehm, pregiudizi oppure identificazioni per forza in una categoria. Eh, basta amare davvero chi si decide di amare. Non è importante, insomma, definirsi in una categoria o eh, oh, io sono amato di lui allora sono così oppure meno. Basta che uno dire, sia innamorato di qualcuno, basta che ci piace qualcuno e non avere <coughs> paura di buttarci, insomma, e di, di amare liberamente. Questo è il più grande messaggio che dà Prisma. Un messaggio importantissimo che arriva soprattutto ai giovani e che fa davvero bene al cuore, perché è un messaggio davvero bellissimo, forte, sociale, inclusivo, davvero qualcosa di. Ehm, pazzesco sono davvero contento di questa seconda stagione di Prisma che mi è mh, veramente interessata tantissimo eh, sono curioso <coughs> ragazzi di sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate di questa seconda stagione se l'avete vista o non l'avete vista insomma fate sapere la, la vostra opinione qui sotto nei commenti che dire ragazzi io vi saluto vi abbraccio vi do un appuntamento alla prossima puntata sempre qui sul canale youtube dei signori buonasera Vi invito anche a iscrivermi a lasciarci un like e vi do appuntamento quindi alle prossime nostre puntate sempre qui sul nostro canale youtube a presto